Negli ultimi giorni sarebbe stata rivelata l'identità della prima tronista di Uomini e Donne. È un personaggio già noto al pubblico. Uomini e Donne è terminato a fine maggio con la scelta di Daniele Paudice e quella di Brando e Frikian. Entrambi hanno avuto il lieto fine che tanto speravano. Solo Ida ha lasciato il trono da single. L'ex dama, dopo la segnalazione su Mario Cusitore che parlava della sua vicinanza con una ragazza in un BB di Napoli e l'autoeliminazione di Pierpaolo Siano, ha deciso di abbandonare il programma da sola. Nonostante le successive insistenze dello speaker napoletano, che ha raccontato a Fanpage di essere andato a Brescia più volte, non ha voluto dargli una possibilità. Al momento Ida sembra ferma sulla sua decisione. In queste settimane Maria De Filippi e la produzione, oltre a godersi le vacanze estive, stanno lavorando per trovare nuovi protagonisti. Si parla soprattutto del trono classico e delle persone che saliranno sulla sedia rossa. Nelle ultime ore, in merito alla prima tronista, è arrivata un'indiscrezione inaspettata. Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto la sua scelta. Ecco chi è la prima tronista. Da alcune settimane si sta tanto parlando della nuova edizione di Uomini e Donne, dato che ormai manca sempre meno alla partenza. Il programma di Canale 5 tornerà in onda a settembre 2024 e vedrà al centro dell'attenzione nuovi volti ma anche vecchie conoscenze. Infatti ogni anno, soprattutto nel Trono Over, ci sono molte personalità già note al pubblico. Nelle ultime ore, in merito invece al Trono Classico, è arrivata un'interessante indiscrezione. Amedeo Venza, sul suo canale Instagram, ha riportato quanto scoperto sul nuovo volto che sarà seduto sulla poltrona rossa. Le registrazioni partiranno il 28 agosto e tra i tronisti dovrebbe esserci l'ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore. Come ha fatto sapere l'esperto del gossip, le registrazioni di Uomini e Donne partiranno il 28 agosto, ma le prime puntate esordiranno in televisione ad inizio settembre. Ha poi svelato che tra i tronisti dovrebbe esserci un personaggio noto al pubblico. Si tratterebbe dell'ex compagna di un ragazzo che ha fatto parte del programma come corteggiatore. Al momento sono soltanto indiscrezioni e non è arrivata nessuna ufficialità. Negli ultimi giorni, però, tra le segnalazioni sul dating show, è emersa un'altra che parla del ritorno del trono gay. A riportarla è stato ancora una volta Venza, che sui social ha svelato che sono da poco iniziati i casting. Non è spuntato nessun nome, ma solo nelle prossime settimane con l'avvicinarsi delle registrazioni si avranno maggiori dettagli.